Oggi, a passato e presente, parliamo degli scout, dell'Azione Cattolica, della FUCI e dei complicati rapporti che questi organismi cattolici ebbero con il fascismo. 1929, il regime fascista e il Papa firmano i patti lateranensi. 1931, è uno scontro fra il regime fascista e l'Azione Cattolica. La vita di quel Papa Pio XI a confronto con il regime fascista si fa più complicata e continuerà a essere complicata per tutti gli anni 30 e anche negli anni 40, soprattutto nel periodo in cui Roma sarà occupata dai nazisti fra il 1943, il settembre 1943 e il giugno del 1944, quando i conventi di Pio XII offriranno riparo a molti antifascisti. Degli scout, più in generale delle organizzazioni cattoliche e della resistenza, parliamo oggi col professor Agostino Giovagnoli e con i nostri tre storici, Diego Privitera, Maria Chiara Conti e Marco Mercato. Buongiorno. Professore, di fatto negli anni 20 e 30 gli scout, ma non solo loro come vedremo, furono le uniche organizzazioni dove si poteva fare dell'antifascismo, non direi ancora resistenza, il nostro titolo è più generoso, ma dell'antifascismo, comunque di discutere di cose diverse dal fascismo in pieno regime fascista. Beh, è così. Diciamo, questo è un po' il privilegio delle organizzazioni cattoliche che sono tra le poche che sopravvivono alla scure del regime che di fatto scioglie i partiti, i sindacati e anche la maggior parte di tutte le altre associazioni. Quindi protetti, diciamo, da questo ambito, anche se per la verità gli scout furono meno protetti di altri perché non rientravano fra le organizzazioni cattoliche ufficiali che avrebbero potuto godere di questa franchigia. Sì. Ma il regime, quando cominciano a accorgersi, poi vedremo la crisi del 31 con l'Azione Cattolica, ma quando è che cominciò a capire che in ambienti cattolici c'era qualcosa che, nonostante il concordato del 1929, non funzionava, non era perfettamente oleato? Ma diciamo che il regime lo sospettò da subito, tant'è vero che queste organizzazioni erano piene di infiltrati. Abbiamo i resoconti di polizia che ci raccontano di cosa si discuteva alla FUCI e via dicendo. In realtà non si può dire... La FUCI è la Federazione degli Universitari Cattolici. Esatto. In realtà non si può dire che facessero dell'antifascismo. Facevano dell'afascismo, facevano dei dibattiti molto liberi, ma non un'azione politica vera e propria. Diverso è il caso degli scout di cui parleremo oggi, che invece in quel caso furono proprio un gruppo antifascista. E allora entriamo nel primo capitolo della nostra storia parlando del fascismo, della Chiesa e dell'educazione dei giovani. Fascistizzare lo Stato, fascistizzare le masse popolari. È l'obiettivo del regime di Mussolini. Per questo guarda ai giovani italiani. Nascono i GUF, gruppi universitari fascisti, i fasci giovanili e l'Opera Nazionale Balilla. Nell'Italia del Littorio, il Duce crea e il Duce distrugge. Così, tra il 1927 e il 1928, il governo scioglie tutte le formazioni, tutte le organizzazioni che non fanno capo all'Opera Nazionale Balilla. Tra queste, anche le associazioni scautistiche. Papa Pio XI capisce che la deriva totalitaria del fascismo è un pericolo per la Chiesa. Decide di trovare un accordo con il regime. Mussolini, da parte sua, ateo socialista, anticlericale e accanito, sa che se vuole allargare la base del proprio consenso, deve raggiungere un accordo con la Santa Sede.
11 febbraio 1929. Il segretario di Stato, cardinale Pietro Gasparri, e il capo del governo, Benito Mussolini, firmano i patti lateranensi. Sono tre documenti: un trattato internazionale, una convenzione finanziaria e il concordato. Il concordato fissa le regole per la religione in Italia, anche se garantisce alla Chiesa una posizione di privilegio. Malgrado l'accordo raggiunto, il regime punta al controllo totale delle masse giovanili, delle associazioni e dell'educazione. Noi avevamo la sede della FUCI in piazza Sant'Agostino, che era vicino all'università. Allora l'università non era nella città universitaria, alla periferia di Roma, era qui alla Sapienza, cioè quel palazzo che è vicino al Senato. E noi avevamo la sede del nostro circolo a un centinaio di metri. Bene, a un certo momento sono scoppiate le violenze nel cortile dell'università e proprio lì, nella sede nostra della FUCI, c'era Monsignor Montini, l'assistente ecclesiastico, che poi, come lei sa, divenne pontefice Paolo VI, e incoraggiava, diremo, alla resistenza e consolava, aiutava coloro che erano stati colpiti. Alle violenze e alle intimidazioni seguono i provvedimenti del governo. Mussolini ordina ai prefetti la chiusura di tutti i circoli dell'Azione Cattolica. È il 1931. Allora, ricordiamoci questa sigla di cui ci ha parlato prima il professor Giovagnoli, FUCI, Federazione degli Universitari Cattolici. Perché ricordiamo? Perché lì nacquero tutti, ma dico tutti, quasi, i dirigenti politici democristiani dell'Italia antifascista e postfascista. Professore, Papa in questo periodo è Pio XI. Pio XI è consapevole che sta incoraggiando indirettamente la FUCI a diventare una fucina, perdonatemi il gioco di parole, di oppositori al fascismo? Direi di no. Direi che questo Papa, Pio XI, vedeva le cose in grande. Quindi vedeva lo scontro fra lui stesso e il regime, come appunto avviene nel 31. Che poi questo riguardasse l'educazione dei cattolici, l'Azione Cattolica, la FUCI, sì, era importante, ma nella sua grande visione era il Papa contro l'imperatore, come posso dire, l'emblema del potere politico che doveva fermarsi per rispettare la Chiesa. E calcola che ci possano essere conflitti? O quando firmano il concordato nel 29 ritiene che insomma la partita è chiusa? No, cioè... lui si aspettava i conflitti. In un certo senso l'accordo del 29 è fatto in funzione della possibilità dei conflitti. Il concordato, che stabilisce una serie di garanzie per la Chiesa e anche per l'Azione Cattolica, è fatto perché lui riteneva che altrimenti il regime avrebbe dilagato su tutti i piani. Forse c'è stata un'ingenuità da parte di questo Papa, cioè credere che i patti scritti sarebbero stati rispettati dal regime, cosa che poi non è stata. Importante, segnalo questa cosa che ha detto adesso il professor Giovagnoli, perché è passata una lettura storica del concordato come un compromesso fra Chiesa e fascismo e tutto finisce lì, mentre invece è il contrario, tutto comincia da lì, perché da lì inizia una stagione. Ne abbiamo parlato nel filmato, l'abbiamo citata più volte, nel 1931 ci sarà uno scontro fra il regime e l'Azione Cattolica. Maria Chiara Conti. Sì, io credo sia importante sottolineare come il terreno di frizione, poi anche di scontro aperto in alcuni casi fra la Santa Sede e il regime, sia sul terreno dell'educazione dei giovani. Cioè il fatto che il Papa ritenesse che dovesse dover avere dei terreni di autonomia, sì, che lui individuò soprattutto nell'Azione Cattolica, che lui definì la pupilla dei miei occhi, per l'educazione dei giovani. E quindi riteneva che ciò che il regime riteneva dovesse essere di Cesare dovesse tornare in realtà a Dio, quindi ci fosse un'autonomia dei cattolici nella formazione. Prima di darle la parola vorrei darla a Diego Privitera, perché pure il regime fascista voleva tenere dalla sua l'educazione dei giovani. Sì, diciamo che la questione nasce nell'aprile del 1926 con l'approvazione da parte della Camera della legge
di istituzione dell'Opera Nazionale Balilla. All'articolo 4 questa legge contiene proprio la scelta di un cappellano che si occupasse dell'educazione morale e spirituale dei giovani. Quindi questo è un primo passo verso un grande timore da parte della Chiesa di perdere la sua autonomia religiosa. E viene confermato anche poi nel regolamento di attuazione della legge dell'aprile del 26, in cui oltre al cappellano, che peraltro doveva essere controllato da un ispettore centrale del regime, viene inserito anche il divieto di esistere per tutte quelle associazioni che volessero occuparsi della formazione non solo morale e spirituale, ma anche fisica dei giovani, e vengono esplicitamente indicati proprio gli scout o gli esploratori, come il regime preferiva chiamarli. Professore, mi consente di farle una domanda proibita? La domanda proibita è questa. Il mondo esterno, quello degli antifascisti laici, di questa partita enorme fra la Chiesa e il regime, cosa capisce? Poco. Ecco, se l'ha cavata diplomaticamente, la ringrazio. Posso perché dire questa parola? È una grande questione, cioè lì avviene uno scontro che è importante e anche dilaniante per il regime fascista. La cosa che colpisce per chi ha studiato l'antifascismo laico è che di queste cose capisce poco, avverte poco. Forse è anche colpa dei cattolici che non tengono rapporti proiettati all'esterno. Ma il motivo di fondo è quello che diceva lei prima, cioè l'idea che con il concordato, il trattato, insomma con la conciliazione del 29, ormai la Chiesa ha dato il consenso al fascismo ed è del tutto allineata. C'è del vero, nel senso che l'appoggio cattolico ha favorito il consenso di Mussolini, però non è tutta qui la storia, c'è anche quest'altra faccia. Certo, ma adesso io le farò vedere un filmato che... su un'enciclica del Papa, la famosa Non abbiamo bisogno, e mi domando, guardate questo filmato in questa chiave, ma com'è possibile che l'autore di questa enciclica, perché poi questa enciclica l'hanno letta tutti, potesse essere scambiato per un autore, per un Papa complice del regime? È una domanda che mi sono sempre fatta a proposito di Pio XI. Vediamo il filmato. La protesta dei cattolici nei confronti del regime raggiunge il punto più alto con l'enciclica papale Non abbiamo bisogno. Una concezione dello Stato che gli fa appartenere le giovani generazioni interamente, senza eccezioni, dalla prima età fino all'età adulta, non è conciliabile con il diritto naturale della famiglia. Non è per un cattolico conciliabile con la cattolica dottrina pretendere che la Chiesa, il Papa, devono limitarsi alle pratiche esterne di religione, messa e sacramenti, e che il resto dell'educazione appartiene totalmente allo Stato. Beh, mi sembra qualcosa di molto chiaro. Fu capito all'epoca questo scontro? O è solo stato ricostruito 20, 30, 40 anni dopo nella sua entità? Stiamo parlando dello scontro del 31. È stato capito in ritardo. Naturalmente chi lo ha vissuto, cioè gli ambienti cattolici, l'azione cattolica, ne hanno sempre conservato un ricordo molto vivo perché era sulla loro pelle. Ma per il resto è stato ricostruito perché, diciamo, la storia è stata fatta un po' in bianco e nero dopo. E quindi... la Chiesa era col regime, punto e basta. Invece è chiaro che il discorso era più complicato. Pio XI parla a un certo punto di totalitarismo cattolico, proprio in aperta polemica con Mussolini. Mussolini arriva a dire che il cattolicesimo è una religione di periferia, perché è nata in Galilea, quindi il massimo dell'insulto. Insomma, se le suonavano a modo loro. Sì. Ho letto recentemente i diari di Alcide De Gasperi, il grande statista che poi guiderà l'Italia nel secondo dopoguerra, i diari degli anni 30 che sono stati pubblicati da poco, e l'allarme per questi scontri che poi Alcide De Gasperi pagherà personalmente, perché lavorando per l'istituzione vaticana verrà preso di mira, ne sarà chiesto l'allontanamento. L'allarme è notevole. Ripeto, mi stupisce quanto poco gli antifascisti
sapessero interpretare queste cose che in qualche modo si leggevano sui giornali. Ma persino Tosturzo, un cattolico, in realtà aveva un giudizio pessimo su questo pontificato e su questo accordo. De Gasperi fu uno dei pochi che, pur soffrendo personalmente la persecuzione del fascismo, seppe dare un giudizio abbastanza equilibrato, diciamo, dell'accordo del 29. Però adesso la interrompo perché voglio entrare bene dentro il centro dell'argomento della puntata di oggi, che ha un nome, quello di Don Paolo Pecoraro e i gruppi scout clandestini. È il nostro secondo capitolo. Dopo la chiusura dei circoli dell'Azione Cattolica e l'enciclica Non abbiamo bisogno, il regime e la Santa Sede tentano di risolvere il conflitto. Settembre 1931. Si giunge ad un compromesso. L'organizzazione continua a vivere, ma il suo raggio d'azione viene sostanzialmente ristretto all'ambito religioso. Non tutto il mondo cattolico, però, è concorde. Esistono in Italia minoranze che, nonostante le leggi liberticide, si oppongono al regime. Ne sono un esempio le esperienze scout clandestine, come quelle delle Aquile Randagi in Lombardia o quelle dei reparti romani, di cui ci parla il capo scout Salvatore Salvatori. Come in quasi tutte le parrocchie di Roma, anche in questa parrocchia, San Marco, a Piazza Venezia, viveva un florido gruppo scout. Quando venne l'ora triste dello scioglimento, il gruppo non volle lasciare subito l'uniforme e continuò per un po' di tempo a venire, entrando dalla sacrestia, e cioè da Piazza Venezia. Negli ambienti antifascisti cattolici si forma un altro gruppo scout clandestino attorno a Don Pecoraro, che dal 1940 collabora con il circolo culturale Dante e Leonardo in piazza Sant'Agostino a Roma. Questo giovane prete, Don Paolo Pecoraro, decide a un certo punto che l'associazione così non andava bene e bisognava creare un gruppo scout clandestino. E si rivolse al suo amico Salvatore Salvatori, che già aveva questo gruppo clandestino a Piazza San Marco, sotto la chiesa di San Marco. Così formammo un gruppo scout anche noi, con a capo un certo Gino Armeni, che si portò anche altri due gregari, e formammo proprio il classico gruppo scout clandestino, che anziché scout ci chiamavamo guide. Don Paolo Pecoraro era una figura carismatica, si faceva voler bene, era di grande cultura, decisionista, e voleva bene ai ragazzi, e ci inculcò l'idea dello scautismo, dicendoci subito bello chiaro chiaro: qui si chiama Azione Cattolica, ma qui facciamo la vita degli scout in maniera totale. Don Paolo Pecoraro alla fine sosteneva sempre che i fascisti non avevano niente in comune con la religione, quindi noi dovevamo combatterli comunque. Lui ci incitava a questo, ci istruiva a questo, ci creava, insomma, politicamente così, antifascisti. Ed eravamo tutti antifascisti. Davvero interessanti questi servizi che i giornalisti, gli scrittori di passato e presente hanno realizzato, che mandiamo in onda la prima volta. Marco Mercato, che storia c'è dietro il rapporto fra scout cattolici e scout normali? In realtà c'è un rapporto molto forte tra lo scoutismo in generale, inteso anche come insieme di valori e strumento per interagire con la società, e più che altro l'antifascismo. È sempre stata un qualcosa tenuto in considerazione. Cioè, tutti gli scout furono antifascisti. Sì, però c'è da dire una cosa. Il legame diviene particolarmente forte con determinate figure che ne percepiscono il valore. Don Minzoni.
Sì, anche precedentemente ai fatti narrati c'è appunto l'esempio di Don Minzoni che ad Argenta fonda, vuole fondare fortemente un gruppo scout e sappiamo come va a finire. Verrà ucciso nel 23. Sì, viene ucciso nel 23 Don Minzoni, sì, a randellate dai fascisti, e questo credo sia importante sottolineare come non muti l'atteggiamento del Papa nei confronti, cioè tenendo aperto il suo canale di confronto comunque con il fascismo, nonostante appunto l'efferato delitto di cui fu vittima un sacerdote. Diego Privitera. Sì, l'esperienza dello scautismo clandestino italiano, in particolare quella delle Aquile Randagie, non fu mai estranea rispetto al contesto dello scautismo internazionale. Nell'ultimo incontro mondiale degli scout prima della Seconda Guerra Mondiale, Baden-Powell incontrò alcuni capi delle Aquile Randagie e li stimolò ad andare avanti in questa resistenza che un giorno avrebbe portato i suoi frutti. Lo stesso Baden-Powell aveva più volte criticato tramite la rivista The Scouters i regimi totalitari che avevano soppresso appunto le associazioni scoutistiche, e in quell'occasione, in occasione di questo incontro, Baden-Powell appunto concede alle Aquile Randagie il permesso di ricevere le promesse scout anche al di fuori, diciamo, di un riconoscimento ufficiale, quindi autorizza e appoggia la loro azione. Professore, quando diciamo antitotalitarismo di Baden-Powell si intende in genere contro tutti i totalitarismi, quindi anche anticomunisti, antinazisti, antifascisti. E questo, o furono particolarmente motivati nel loro antifascismo? Beh, nel caso di questi gruppi, certo, italiani... Certo, parliamo dei gruppi italiani, è ovvio, ma in chiave mondiale? Ma direi che in effetti era un antitotalitarismo a 360 gradi. Me lo chiedo, diciamo, perché anche lei sa che anche in Unione Sovietica, anche nel mondo comunista, si facevano le organizzazioni dei pionieri. Tutti i regimi totalitari, nazisti, comunisti, fascisti, si pongono il problema di fare delle organizzazioni giovanili, anche di ragazze, anche di piccole ragazze, che entrano immediatamente in competizione con gli scout che sono arrivati prima. Esatto, proprio perché gli scout tutto sommato erano pericolosi e quindi i regimi totalitari organizzano delle loro associazioni giovanili più simili per contrastare. Pericolosi perché? Perché io capisco che siano in competizione per il proselitismo fra i giovani, ma che potevano fare gli scout che metteva a rischio questi regimi? Beh, a rischio i regimi no, però un tipo di educazione, i valori degli scout, il senso, diciamo, della solidarietà, la ricerca, lasciare il mondo migliore di come l'abbiamo trovato, faccio per dire uno slogan. Bene. Scout e via dicendo, insomma, erano valori progressisti, direi così, diciamo, tipici del mondo anglosassone come matrice principale. Che ruolo hanno le parrocchie in tutto questo? Le parrocchie si adattano, il regime permette la sopravvivenza in pratica solo dell'azione cattolica, ma come abbiamo visto in questo caso della parrocchia di San Marco a Roma, sì, e vale la pena di sottolineare che la parrocchia di San Marco è su piazza Venezia, cioè la piazza del Duce, piazza di Benito Mussolini, per arringare la folla, diciamo. Quindi ci voleva parecchio coraggio a entrare dalla sagrestia, a mettere il cartello Azione Cattolica, ma poi in realtà a fare questa azione come scout, e qui effettivamente questa personalità straordinaria di Don Paolo Pecoraro, che aveva la forza di trascinare anche questi giovani sulla strada di un antifascismo aperto. Le capita che sia conosciuto questo ruolo di Don Pecoraro? È un ruolo in ambito cattolico, sì, ma fuori? Se lei chiede ai suoi studenti, professore, mi dica tutto quello che lei sa di Don Pecoraro, no, sanno qualcosa? No. Sarei cattivo se facessi una domanda del genere, diciamo, perché naturalmente non lo sanno, non sono tenuti a saperlo, ma lui è una personalità di un certo rilievo, anche perché poi ha animato i gruppi politici dei cattolici comunisti, diciamo, quindi è stata un po' una figura di raccordo fra il cattolicesimo e l'antifascismo militante. E allora speriamo di aver contribuito con questo
breve capitolo centrale nella nostra puntata di oggi, aver gettato un fascio di luce su Don Pecoraro. Ed entriamo nel terzo capitolo della nostra storia, che è quello in cui le parrocchie, i conventi, nella fase più delicata, quella dell'occupazione nazista di Roma, fra il settembre del 43 e il giugno del 44, quando Roma verrà liberata, bene, queste parrocchie, questi conventi offrono rifugio alla resistenza. Luglio 1943. Cade il fascismo. Il nuovo governo, guidato da Pietro Badoglio, avvia trattative segrete per uscire dal conflitto. 8 settembre. È il giorno dell'armistizio. I tedeschi occupano gran parte della penisola. L'esercito italiano è allo sbando. Roma è occupata. I partigiani si organizzano per combattere il nazifascismo. A dare il loro contributo ci sono anche gli scout di Don Paolo Pecoraro. Don Paolo Pecoraro a un certo punto fece di noi una selezione, perché alcuni potevano essere utili ai fini della resistenza ed altri no. Al gruppo che ritenne utile per la resistenza diffondevamo per esempio Voce Operaia, che era l'organo ufficiale dei cattolici comunisti. Andavamo a attaccare i manifesti, partecipavamo a riunioni clandestine, ci guidava in questo, ci guidava e ci chiamò i fieri ragazzi della resistenza. Per esempio, una delle attività era portare la borsa dietro a personaggi della resistenza come Tonino Tatò, Franco Rodano e giù di lì. Camminavano per Roma tranquilli, con le mani in tasca, e noi dietro, a distanza, con la borsa di quello che serviva loro per i loro movimenti e per le loro attività. Al momento opportuno prendevano la borsa e noi avevamo finito il lavoro. Se invece c'era una retata, prendevano loro, a me non mi prendevano. Ero piccolo così, con i calzoni corti, con la borsa tipo da scuola, passavo inosservato. Allora Don Paolo, la prima volta che bombardarono, non parlo del primo bombardamento di Ostiense, parlo durante i tedeschi, ci prese a me e mi pare un altro e ci portò a Ostiense a curare, a guardare i feriti. Molti preti sono impegnati nella resistenza. Alcune parrocchie offrono supporto logistico alla lotta partigiana. Questo è il ricordo del senatore Adriano Ossicini, classe 1920, ex partigiano e medaglia d'argento al valor militare. C'erano conventi che ci nascondevano o nascondevano le armi. Per esempio uno era a Santa Maria in Cappella, ma c'erano vari conventi che ci nascondevano. La Chiesa fu molto attiva in quel senso, non il Papa era molto freddo, ma invece i conventi erano molto attivi. Ci nascondevano tranquillamente. 12 marzo 1944. Una folla di fedeli si riunisce in piazza San Pietro per l'anniversario dell'incoronazione di Pio XII. Don Paolo Pecoraro è lì con i suoi ragazzi. A un certo punto però Don Paolo si sentì in dovere di dare una scossa ai cattolici che non facevano niente. E si elevò su un qualcosa, non mi ricordo che, e comincia a dire: noi cattolici abbiamo il dovere di intervenire contro i nazisti che sono contrari alla Chiesa. Insomma, cominciò a fare una specie di comizio, e mi ricordo come fosse adesso, lui che incitava la folla a rendersi attiva con la resistenza, insomma, perché era una necessità anche cattolica. A Don Paolo Pecoraro, fortunatamente, non accadrà nulla. Altri preti, invece, pagheranno con la vita il loro coraggio. Tra questi, Don Pietro Pappagallo, assassinato alle Fosse Ardiatine, e Don Giuseppe Morosini, ucciso il 3 aprile 1944 a Forte Bravetta. Due mesi dopo, Roma sarà liberata dall'esercito alleato.
per la prima volta ho visto due americani che giocavano a baseball a Piazza Montecitorio, si allenavano tirando la palla e acchiappando con quel guantone, che chi l'ha mai visto, insomma. E si allenavano, poveracci, insomma, questo. Marco Mercato, Don Paolo Pecoraro può essere considerato il predecessore, il padre, anche se non avevano le stesse idee, di Adriano Sicini, che abbiamo ascoltato qui nel filmato? Forse predecessore no, però di certo fu uno dei più assidui collaboratori in un certo senso, perché riuscì a comporre questa sorta di strana alleanza tra cattolici e comunisti, però per lui non lo era. Il suo grande merito è stato questo, capire che tra il materialismo storico di Marx, cioè tutta quella serie di dinamiche socio-economiche, e il pensiero cristiano ci fosse molta più attinenza di quanto lo stesso Marx potesse pensare. Marx si occupa con la sua filosofia degli ultimi, la dottrina cristiana si occupa degli ultimi, e in questo senso Si è dalla stessa parte della barricata, per cui si passa dalla resistenza morale dell'enciclica del Papa, per esempio, alla resistenza attiva, alla resistenza politica, e bisogna farlo subito. Professor Giovagnoli, però, accompagnando i loro cattolici in braccio ai comunisti, non imboccano in qualche modo un vicolo cieco? Ma diciamo che non era loro intenzione portare questi giovani ad aderire al Partito Comunista. Il movimento della sinistra cristiana, il movimento cooperativo sinarchico, il movimento dei cattolici comunisti, tutti i nomi che prende questo gruppetto romano, diciamo, vuole fare qualcosa di nuovo, ha l'ambizione di essere una proposta nuova, diciamo l'ambizione velletaria tipica di un gruppo di giovani, ma poi diventa una scelta personale. Per esempio prendiamo Franco Rodano, che in realtà faceva parte un po' del gruppo della Scaletta, non era esattamente Sotto l'influenza di Don Paolo Pecoraro, ma sono scelte personali che maturano appunto su una riflessione filosofica molto complicata, il materialismo dialettico, il materialismo storico e via dicendo. Di per sé questo gruppo vuol fare qualche cosa che non è la Democrazia Cristiana, ma che non è neanche il Partito Comunista. Maria Chiara Conti. No, io credo che sia importante sottolineare, per indagare il rapporto fra i cattolici e la resistenza, come la resistenza, al contrario di quello che è stato un po' raccontato nella storiografia degli anni 70, non sia stato solo un fatto eminentemente militare, ma una scelta individuale, un travaglio sofferto, soprattutto per i cattolici, che attraverso l'utilizzo della violenza non solo infrangevano il quinto comandamento, Quindi quello, ma anche il dettame evangelico di amare anche i propri nemici. I cattolici furono comunque molto attivi anche, noi abbiamo parlato del caso di Roma, ma anche in tantissime altre parti d'Italia. Penso a un caso emblematico, che è quello di Don Pasquino Borghi a Reggio Emilia, che fu uno dei primi ad aprire la sua parrocchia in un paesino dell'Appennino a giovani cattolici. Ha ragione lei, sì. Grave missione non ricordarlo ogni volta. Sì, e tra l'altro credo che sia molto interessante, perché fu una delle prime vittime delle rappresaglie fasciste, e attraverso il suo sacrificio, perché morì con i fratelli Cervi e Zambonini, mutò l'atteggiamento dell'episcopato reggiano nei confronti della RSI, perché da quel momento il vescovo si sganciò definitivamente dal carro del fascismo. Diego Privitera. Sì, a proposito di Democrazia Cristiana, ci furono una serie di incontri anche tra De Gasperi e Ossicini, in cui si appunto discutevano i programmi dei rispettivi movimenti. Ma stiamo parlando, allora non si poteva sapere, di un gigante, la Democrazia Cristiana, erede del Partito Popolare, e di un gruppetto interessante, questo di Adriano Sicini, quello che prese il nome dei cattolici comunisti, quindi sì, più che incontri, altro una confluenza. Appunto, sarebbe stata nel caso una confluenza, anche se allora tutto poteva essere, perché ricordiamo ancora che negli anni di cui parla Privitera non tutti erano consapevoli che le cose c'erano partiti, un nome per tutti, il Partito d'Azione, che tutti pensavano sarebbe diventato un grande partito e poi si rivelò un partito di scarsa consistenza. Mi scusi che l'ho interrotto, Privitera. Concludo dicendo, lei faceva riferimento al Partito Popolare
È proprio l'abbandono di questa matrice popolare da parte della DC che convince il Movimento Cattolico Comunista a non aderire al programma democristiano. Infatti questa sua matrice interclassista e questa sua presunzione in qualche misura di riunire i cattolici intorno a un unico partito, come se la comunanza religiosa corrispondesse necessariamente a una comunanza politica, abbandona appunto questo progetto di unione. Aggiungo io, vogliamo anche ricordare che le parrocchie, i conventi si aprirono soprattutto a Roma a moltissimi dirigenti antifascisti che andarono lì a rifugiarsi, trovarono rifugio in questi conventi nei mesi terribili, difficilissimi dell'occupazione nazista a Roma. Un quadro non sufficientemente esplorato, diciamo, tutto quello di cui abbiamo parlato con Privitera, Conti e Mercato, ma anche quest'ultima cosa che ricordavo io. Questa è stata importantissima perché in Laterano, a San Paolo fuori le mura, nel Collegio Lombardo, ecco, furono ospitati uomini politici di primissimo piano: De Gasperi, Nenni, Saragat, Lucio Ruini, Bencivenga, che era il comandante militare, cioè figure importantissime della resistenza e comunque dell'antifascismo, i quali trovarono un'accoglienza in queste istituzioni ecclesiastiche in nome dell'ospitalità evangelica, anche se ci fu una qualche copertura da parte dell'istituzione e del Papa stesso. Naturalmente non c'è niente di scritto che ce lo prova, ma in qualche modo, secondo la convinzione che lei, come storico, non un'opinione a pelle, ma come storico, si è fatto, è possibile che Pio XII nulla sapesse di questa ospitalità nei conventi? E questo è il punto. Roma era piccola all'epoca e il Papa era il Papa, adesso con tutto rispetto per il Papa attuale, ma allora Pio XII era veramente considerato... Forse l'ultima volta in cui un Papa è stato un'autorità suprema. Esatto, quindi è impossibile che, conoscendo il tipo di rapporti ecclesiastici, prima ancora che politici, dell'epoca, che il Papa fosse tenuto all'oscuro. Naturalmente si è fatto in modo che non fosse coinvolto direttamente, perché avrebbero avuto delle reazioni i tedeschi che occupavano la città, insomma, che la controllavano, ma era un po' un gioco delle parti. E allora, insomma, questo, prima di concludere, lo voglio dire io senza coinvolgerlo, secondo me, fermo restando che il dibattito su Pio XII è aperto ed è giusto che sia aperto, ma è un'ingiustizia che non si ricordi quasi mai questo aspetto di un Papa, faccio mie le parole del professor Giovagnoli, che non poteva non essere consapevole, perché Roma è piccola, del fatto che i suoi conventi dessero ospitalità a tanti antifascisti. Professore, la ringrazio, le chiedo qualche libro per... Sì. Visto che adesso stiamo parlando appunto dei conventi, io comincerei dalla Resistenza in convento di Enzo Forcella, di Einaudi, ma c'è anche un altro libro di Andrea Riccardi, L'inverno più lungo, pubblicato dalla Terza, che ha documentato in modo molto dettagliato questa ospitalità, soprattutto per quanto riguarda gli ebrei, ma non solo, ecco, in quell'anno lì. E poi, visto che abbiamo parlato di Don Paolo Pecoraro, allora suggerirei la lettura di questo libro, Un pastore da poco, che, a dispetto del titolo, illustra però questa grande figura. Mai elenco di libri fu più completo. Ringrazio il professor Agostino Giovagnoli e ringrazio moltissimo Diego Privitera, Maria Chiara Conti, Marco Mercato, e passo alle conclusioni. Il primo libro citato da Agostino Giovagnoli a conclusione della puntata di Passato e Presente si chiama La Resistenza in convento. Lo scrisse poco prima di morire Enzo Forcella, anzi il libro uscì che lui era già morto, e in questo libro si raccontava della permanenza nei conventi della Chiesa Cattolica Romana fra il settembre del 1943 e il giugno del 1944, quando Roma fu liberata, di molti esponenti antifascisti. Nella prefazione a questo libro, Pietro Citati, un illustre critico letterario, amico di Forcella,
si pose la domanda: ma com'è possibile che a Liberazione avvenuta molti di quegli esponenti dell'antifascismo hanno finto di non essere mai stati in convento? È una domanda interessante, perché questa rimozione ha voluto dire qualcosa di molto importante nella ricostruzione della storia di quei mesi.